Nelle letture di oggi, in questa 26esima domenica del tempo ordinario, abbiamo questo tema di fondo che potrebbe essere intitolato così: la ricchezza e la povertà davanti a Dio e ciò che rende ricco l'uomo agli occhi di Dio e ciò che lo rende povero. E sappiamo che ciò che rende ricco l'uomo è il fatto di non vivere solo per se stesso, ma di essere un dono per i fratelli e le sorelle, di prendersi cura degli altri. Questo è certamente l'insegnamento profondo, diciamo essenziale, che Luca ci dà presentandoci questa parabola di Gesù, ma che anche la prima lettura ci dà, perché dice che questi politici, questi governanti che godono della propria situazione economica favorevole in Samaria e non si preoccupano del popolo, faranno una brutta fine, cioè saranno portati in schiavitù. Quindi anche la prima lettura ci richiama questa necessità di non vivere pensando solo a se stessi, cioè concentrati solo su se stessi, sui miei interessi, su quello che piace a me, quello che voglio io, ma di vivere con uno sguardo più universale, più aperto al bene di tutti, vivere desiderando il bene di tutti, non solo il mio bene personale. Questo è certamente l'insegnamento di fondo che sta dietro a queste letture di oggi, e tutti noi possiamo misurarci su questo insegnamento, perché chi di noi può dire di non essere qualche volta egoista o concentrato su se stesso e ricadere su se stesso, di esprimere giudizi negativi sugli altri e tutte queste cose che ben sappiamo. Ma di fatto c'è una cosa che mi ha particolarmente colpito in questa lettura di questa parabola di Gesù di oggi, che ben conosciamo. Di fatto Gesù poteva concludere questa parabola quando presenta la situazione rovesciata di Lazzaro e del ricco, di questo ricco, dove si dice questo ricco diventa indigente nell'altra vita, tanto che desidera anche solo una goccia d'acqua che possa cadere dal dito di Lazzaro per dissetare una sete inestinguibile. Quindi diventa estremamente indigente nell'altra vita, mentre Lazzaro, che in questa vita ha subito ogni sorta di povertà e di vessazione, di disprezzo, nell'altra vita riposerà sul seno di Abramo. Ma Gesù non conclude la sua parabola con questa espressione. Qui parla ai farisei che erano attaccati alla ricchezza, sarebbe bastato questo. Gesù però prosegue questa parabola dicendo che questo ricco chiede allora che vengano avvisati i suoi fratelli perché non vengano anche loro, non cadano anche loro in questa situazione di aridità senza speranza. E Abramo risponde, l'abbiamo sentito, che hanno Mosè e i profeti. No, ma se uno risorge dai morti si convincono, ma se non ascoltano Mosè e i profeti,
anche se uno risorgesse dai morti, non sarebbero persuasi. Certo, Gesù faceva riferimento implicito alla sua risurrezione dei morti, però egli non è apparso a tutti, ma solo a coloro che lo hanno seguito in questa vita. Ecco, ciò che mi ha colpito, o comunque su cui mi sono un po' fermato a riflettere quest'oggi di questa parabola, è proprio l'ultima frase di questo testo. Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. E ho pensato che non bastano i ragionamenti per convincerci. Cos'è che cambia il cuore dell'uomo? È molto difficile rispondere a questa domanda, perché è la domanda che rivolgo a me stesso e dico: ma io come posso cambiare il mio cuore? Intanto bisogna che ci sia una disponibilità a convertirsi, cioè a cambiare il cuore, cioè a diventare migliori, che ci sia una intima disponibilità in noi, che è anche un intimo desiderio di essere persone migliori agli occhi di Dio. Se non abbiamo questo desiderio, nessuno riuscirà a farci cambiare il cuore. Non bastano i ragionamenti, non bastano le prediche per cambiare il cuore dell'uomo, perché da una parte entra e dall'altra esce, e io sono perfettamente immune a tutte le cose che mi vengono dette. Allora, che cosa cambia? Come possiamo pensare di cambiare il cuore dell'uomo? Gesù lo dice: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. Allora bisogna che ci sia in noi il desiderio e l'impegno di misurarci sulla parola di Dio. Cioè, solo se io non vivo solo sulle mie convinzioni, sul mio modo di pensare, il mio modo di vedere, e non lo metto mai in discussione perché così è, ma se io desidero misurare me stesso davanti alla parola di Dio, se la parola di Dio diventa il mio punto di riferimento per formare me stesso, il mio cuore, il mio spirito, il mio modo di pensare, il mio modo di sentire. Solo se veramente la parola diventa per me il riferimento della mia vita, ma anche della mia persona, della persona che voglio essere e della persona che voglio diventare. Perché ciò che conta non è ciò che noi riusciamo ad essere in questa vita, ma ciò che noi siamo davanti agli occhi di Dio. E gli ultimi saranno i primi saranno ultimi. Allora, perché questo avvenga, certamente io devo leggere la parola di Dio, e quanta parola ogni giorno leggiamo, come i salmi ad esempio, quanta parola leggiamo, ma quanto poco alle volte questa parola ci cambia. E perché non ci cambia? Perché la leggiamo ma non la ascoltiamo, cioè non facciamo di questa parola un riferimento. Allora, se io leggo misericordia voglio e non sacrificio,
Allora comincio a pensare dentro di me, ma che cosa significa per me? Che Dio vuole da me misericordia e non sacrificio. Cioè vuole da me sentimenti di misericordia verso i miei fratelli e le mie sorelle, non dei sacrifici che io posso fare per lui. Allora, se comincio a leggere questo, comincio a chiedermi, ma come posso far crescere in me la misericordia? Allora comincio a guardare i miei fratelli e le mie sorelle chiedendomi, ma io ho misericordia, sento misericordia verso questa sorella, verso quell'altra, questo fratello, quell'altro, sento misericordia, compassione, cioè comprensione, pazienza per questa persona? Oppure la guardo solo dal di fuori e di lei non mi interessa nulla. Anima sua, borsa sua. Sta giusti? Allora, se io leggo questo, non posso non cominciare a chiedermi se il Signore prova gusto del mio cuore, perché il mio cuore è pieno di misericordia. E così vale per tutte le espressioni della parola di Dio, del perdono, perdonate e sarete perdonati. Ma c'è in me uno spirito di perdono, perché ciò che noi siamo, ciò che è importante che noi siamo, è ciò che siamo davanti a Dio. Non l'idea che abbiamo di noi stessi, ma la preoccupazione di essere persone di buon conto, direbbe il Cottolengo, di buon conto davanti al Signore, cioè persone su cui si può contare. Allora prendiamo questo insegnamento di oggi, questa parola di oggi, perché possiamo coltivare in noi sempre di più l'impegno ad ascoltare la tanta parola di Dio che ogni giorno riceviamo. Non serve ascoltare tutto, tanto ce la dimentichiamo, ma cogliere, se riuscissimo ogni giorno dalla parola di Dio a cogliere una indicazione per migliorare noi stessi, per plasmare noi stessi, al fine di piacere di più al Signore, noi avremmo fatto la cosa migliore della nostra vita, l'unica cosa che veramente conta, piacere a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Gesù Cristo.